veramente emozionato, vedo un sacco di gente, vedo anche tanti miei concittadini che a quanto pare hanno partecipato alla serata di lunedì e sono rimasti colpiti e hanno deciso di fare un passo oltre. Lunedì a noi c'è stata una grandissima assemblea, non tante persone come stasera, ma quasi, e abbiamo parlato per tutta la sera di quali sono le criticità del progetto, un po' in generale, ma soprattutto nello specifico su Novi. Io ora non vi sto a tediare su che cosa succederà nella mia città, ci sono diversi ordini di discorso, tutte problematiche molto gravi, ci sono decine di ettari di terreno che vengono sottratte agli ultimi proprietari, agli agricoltori, in generale viene impedita ai cittadini la possibilità di fruirne. Stiamo parlando di cantieri in aperta campagna, impianti di bettonaggio che consumeranno centinaia di metri cubi d'acqua al giorno, un tracciato estremamente impattante che in una zona dove la falda acquifera è molto superficiale taglierà, come diceva Gianni, con una specie di diga sotterranea, di cemento, la falda più superficiale. E quindi anche lì si prevede una perdita di centinaia di litri al secondo d'acqua che dovrà essere canalizzata, reimmessa in qualche modo o nello scrivia o a valle del tracciato. Ci sono problemi legati alle polveri, oltre allo spazio che già per sé i cantieri portano via, problemi legati alle vibrazioni, al traffico, alla viabilità che verrà stravolta, cavalca ferroviati 11 metri in zone rurali che sono sottoposte a vincoli paesaggistici. Non sfugge a nessuno quindi in generale quali siano la questione dell'amianto anche di cui parlavamo prima, quindi non sfugge a nessuno che è un'opera mostruosa. Una delle questioni principali è quella dell'acqua. Quello che ci tenevo a dire è che siccome neanch'io invento nulla sulla questione acqua, ho imparato quasi tutto anch'io della relazione dell'ACOS nel 2005 che fa delle legittime osservazioni del progetto, e dove si dice chiaramente che se manca l'acqua qui c'è un rischio di sedimento forte per Sottovalle, Borlasca e tutte le cose che spiegava bene prima Claudio, a catena per come è conformata la rete idrica della nostra zona, l'acqua mancherà anche a valle, perché l'acqua che è captata in parte viene mandata poi a Serravalle, Serravalle fa la stessa cosa verso Novi e Novi fa la stessa cosa verso Pozzolo. Se manca l'acqua qui, mancherà anche in tutti gli altri centri della zona. Per cui le nostre preoccupazioni, le vostre preoccupazioni sono anche le nostre, qualunque cosa ovviamente voi a Quadesi deciderete di fare contro quest'opera avete quindi il supporto dei cittadini novesi che si oppongono a quest'opera. Pozzolo nessuno sa che c'è la TAV, nessuno si preoccupa che c'è la TAV. Esattamente. Parla dopo, faccio solo finire e dopo parla lei. Sì, signora, pone un problema che è evidente a tutti, che non c'è informazione su questo. L'unica informazione che ce la stiamo facendo noi, per esempio con la serata, con la prima, una lunga serie che abbiamo fatto a Novi lunedì. Il fatto che abbiano partecipato tantissime persone, quasi come questa sera, è la riprova del fatto che c'è voglia di sapere, di vedere le cartine. Le mappe che noi abbiamo portato qui questa sera non sono mai state spiegate alla gente, ora non so più a quanto, ma a Novi non di sicuro. Dicevo, il compito di questa serata non è tanto di parlare di cosa è il Terzo Valico, ma di cosa possiamo fare per fermarlo. Si possono fare tante cose, si diceva prima, è importante che i sindaci facciano, creino dei documenti che si pongono all'opera. Io non ci conto che il mio comune lo faccia, perché hanno già detto chiaro e tondo che sono favorevoli, che non possono farci niente perché l'opera è strategica ed è stata inserita nel raggio obiettivo, per cui non hanno strumenti per contrastarlo, ma che anche se fosse sarebbero favorevoli lo stesso, perché l'opera è strategica, perché si deve fare, perché non si può rimanere tagliati fuori dall'Europa,
Io aspetto ancora fiducioso che tirino fuori dei dati seri, che in questo momento non ci sono, perché è dato di fatto, non ce li hanno, non esistono. È importante altresì che noi mettiamo, come si diceva prima, le bandiere ai balconi, che continuiamo con l'opera di sensibilizzazione che stiamo facendo, che passiamo parole, che ci diciamo tutti quali sono i problemi legati al terzo valico, che è importante anche però che cominciamo a camminare. E in questo senso io riprendo, rilancio la proposta che si faceva prima di fare una manifestazione. La cosa più immediata e più d'impatto che possiamo fare, discutiamo se è una cosa, se è una proposta che vi piace, se si può fare o meno. Io vi ricordo solo che nel 2006 l'abbiamo fatta una manifestazione, la prima grande iniziativa contro quest'opera. Poi il progetto andò a morire perché proprio guarda caso poche settimane dopo quel corteo di 2-3 mila persone, il ministro delle infrastrutture di allora, che era Di Pietro, disse venne qui e disse quest'opera è inutile e non la faremo più. Io non so se questo governo di banchieri avrà la sensibilità, la possibilità, la voglia di fare la stessa cosa. Penso che sia nostro dovere provarci, perché come diceva Claudio il rischio qua concreto è quello non tanto per noi, ma quello di lasciare i nostri figli e i nostri nipoti un territorio compromesso in maniera irrimediabile. Grazie.